perché andranno a godersi questo match insieme a tanta altra gente che è sintonizzata sul canale di HF o sullo streaming di Cortina.it per vedere questo match del secondo giorno del girone di Continental Cup, girone F di Cortina d'Ampezzo, secondo giorno, quindi terza partita, appunto detto sul ghiaccio, le due deluse della prima giornata, ovvero le squadre che hanno perso i rispettivi match nel venerdì, primo giorno di Coppa di Cortina d'Ampezzo, quindi Henry Blue Fox dalla Danimarca e Ferencváros dall'Ungheria. Eh sì, già prima partita senza possibilità di appello, perché in caso di sconfitta per una delle due squadre nei 60 regolamentari ci sarebbe la matematica eliminazione. È quasi tutto pronto, stanno per entrare sul ghiaccio gli arbitri di questo match pomeridiano delle 16.30, che sono Andrew Dalton, Michael Stupak, Lucas Fleischmann e Daniel Rigoni, Iceman italiani. E andiamo alla lettura delle formazioni, partendo dalla Lenny Blue Fox con Carruth tra i pali, McQuillan Carruth, la prima linea è con Hanson, Sustio, Thompson, Tormega e From, la seconda con Ball, Cibulskis, Kubas, Bauer, Zernins, Madsen, Mieritz, Carlsen, Eskilian e Brown, la terza e la quarta con Jensen, Brandegard, Bang, Poulsen e Schleck. Abbiamo anche qui un nostro amico, un ragazzo di mandolino ungherese, che andrà durante la partita a tradurre i momenti più salienti, dove io e Mario andremo a raccontare, e poi andrà a tradurre per i nostri tifosi ungheresi appunto quanto detto. Ma iniziamo subito con il nostro amico Kimi per andare alla lettura della formazione della Ferencváros. Esce Scholl, Battaglia, Junko, Vladimir Roth, Josef Hobler, Adam Brody, Gergo Noy, Esch Nolan Laporte, Amashidik Shore, Batala Yuko, Jakob Crespi, Daniel Boros, Erik Nemec, Oku Kestila és Zombor Glajda. És a harmadik sorba találjuk a Lauri Kermeni karóiban Attila Nemet, Rasmus Kulmala. A negyedik sorba találjuk a Bence Harangy, Janik Turkotte, Nador Banga, Simon Farkas és a Gergo Tóth. És a kocs Zabolcs Fodor, és a kapuba találjuk a Krisztof Nagy és Gergely Harany. Grazie Kimi, bravissimo. Grazie per l'intervento, chiederemo altri interventi dopo per, come dicevo in precedenza, purtroppo non abbiamo nessuno di madrelingua danese per poter fare altrettanto. Mario, attrezzati per la prossima partita eventualmente, se qualche amica danese. Qualcosa ci inventeremo. Andiamo alla lettura della, invece quello che abbiamo già fatto, delle formazioni che adesso arrivano sul ghiaccio in maglia nera. Sui vostri monitor dalla destra verso la sinistra sul ghiaccio in questa prima frazione del match 3 di questa Continental Cup girone F, il Ferencváros in maglia bianca, da sinistra verso destra appunto la Volpe Blu di Herning, quindi i danesi dei Blue Fox Herning. Ieri grande giornata di hockey, è iniziato tutto molto bene con una partita che a un certo punto del suo proseguo sembrava decisa, invece gli ungheresi, i magiari, sono tornati fino all'ultimo a sperare di poter conquistare almeno un punto, di portare la partita all'overtime. Così non è successo. Eh sì, vittoria per 5-4 del Katowice, vittoria tutt'altro che agevole per i nuovi favoriti, forse, per la vittoria di questo girone. Due bellissime partite ieri, tanti gol, tante emozioni, buon ritmo, tanto fisico, veramente un gran bel hockey che sicuramente verrà riproposto anche quest'oggi. E poi le 20.30 l'esordio della squadra ospitante, una squadra di casa appunto dell'Afro Cortina, che inaspettatamente va a vincere anche meritatamente contro i favoritissimi del girone, appunto contro gli Animal Fox, che escono perdenti 4-3. Eh sì, ieri sera emozioni a non finire qui all'Olimpico, i nostri ragazzi veramente hanno buttato il cuore al di là dell'ostacolo, hanno sfoggiato la miglior prestazione stagionale tenendo testa, ricordo, ai vice campioni danesi, quindi squadra di assoluto livello, si sono portati a casa i primi 3 punti di questo girone della Continental Cup, regalandoci veramente una serata memorabile. Benissimo Mario, tutto pronto sul ghiaccio, pronto a scontrare il pack, il capo arbitro Andrew Dalton, ingaggio vinto dai Blue Fox che subito lavorano il puck con Hanson. Hanson porta il disco dentro, lo va a raccogliere Hrabal, subito pressione Herning, poi decisi dietro la gabbia, una carica violenta del piccolo numero 67 che è il giocatore di maggiore riferimento, Jasper Thorberg, lo svedese, azione insistita qui dei Blue Fox, sbaglia l'ultimo passaggio, può mettere fuori
con una certa comodità e va a slanciarsi, andare a prendersi questo disco con molta energia. Martin Turbutz, quindi c'è uno switch probabilmente dalle linee, probabilmente ha iniziato la terza linea sul ghiaccio per quanto riguarda l'ungherese, andremo a controllare. Va al cambio la squadra danese, cambiano anche i giocatori magiari. Buona iniziativa qui di Bau che ieri sera nel match contro il Cortina ha sbagliato rigore che poteva forse cambiare qualcosa nel lungo della partita. Sicuramente avrebbe cambiato un po' le sorti del match e poi si è anche reso protagonista di due penalità nel giro di pochi minuti che hanno offerto grosse occasioni in power play ai giocatori ampezzani. Giocato un minuto e 10 secondi all'Olimpico, Henning Blue Fox 0, Ferencváros 0, disco sulle stecche dei danesi che ripartono dalla porta di Carruth. C'è un braccio alzato, anzi no, si gioca, in qualche maniera si difendono, poi un affanno qui la difesa dei magiari che perde di nuovo il controllo del disco. Eskiden mette fuori adesso ancora un Ferencváros che è iniziato in maniera un po' sofferta, ma attenzione però ai break della squadra che ieri sera è riuscita appunto a tenere testa a Katowice nonostante fosse sotto di 5-1, ha riaperto il match proprio negli ultimi 10 minuti. Conferma di una grande volontà e capacità anche individuale di tanti giocatori. Lo scambio non riuscito, un po' a fatica, ha portato avanti questo disco nell'angolo alla destra di Carruth, rischia molto con un passaggio breve per l'uscita di zona, riuscita però da parte di Blue Fox, almeno fino alla zona della linea blu d'ingresso. La fase un pochino di studio, non ci sono stati ancora tiri importanti. Potrebbe essere questo il primo, la prima occasione arriva con un doppio tiro su rebound da parte del Ferencváros. E prima doppia bella parata di Carruth. Altra curiosità nel match, vedremo se l'aspetto fisico avrà la sua importanza con i danesi che hanno riposato 4 orette in meno dei loro avversari e siccome si gioca ovviamente ogni giorno questo potrebbe contare. Kulmula ha provato l'azione solitaria, deve desistere. Buono qui il passaggio di From, stella dell'hockey danese. Il grande assente forse di ieri sera, sì. Era attesissimo, tenuto sotto controllo molto bene dalla difesa ampezzana. Gran pattinaggio, gran falcata qui, poi una soluzione interna sulla blu che non porta poi i risultati sperati. Pararani riproposto tra i pali dopo la sostituzione avvenuta ieri nel corso del terzo periodo. Ingaggio vinto dai danesi, fatica a mantenere il pack all'interno della zona, però trova subito un secondo accesso e in qualche maniera si dispongono, si difendono, ripartono, sempre piccoli errori di mancanza di precisione nei passaggi, nei controlli, ma sempre bravi anche a recuperare in un secondo momento. Una squadra che patina molto, quella sicuramente del Ferencváros, rischia un po' qui per l'uomo più sul ghiaccio, stava andando a cambiare Crespi. Lascia la responsabilità per l'uscita di zona al suo compagno, va a cambiare il canadese. Ottima impressione anche di Jacob Crespi nella partita di ieri, sicuramente tra i migliori giocatori della squadra magiara. Con molta calma aspetta la disposizione sua e la ripartenza non proprio riuscitissima in questo caso, con tutti gli uomini sulla linea rossa. Un po' old school questa ripartenza. Il disco riconquistato dopo un errorino. Erroraccio, anzi in uscita in liberazione della zona da parte dei danesi, rischia ancora Carruth, che è il portiere che in questi primi 4 minuti sicuramente ha avuto più da fare. Anche i danesi un pochino approssimativi, Mario. Si fa fatica in questi primi minuti con uscite dalla zona pulita, tanta confusione, ancora poche azioni costruite. Dopo qualche secondo, primi 2 minuti di affanno un po' per gli ungheresi, sembra che la partita si sia messa sui binari di un sostanziale equilibrio, anzi forse la squadra che ha preso un leggero predominio oltre la metà campo è proprio la squadra magiara. Ricordiamolo, non si può sbagliare nulla, chi oggi dovesse perdere è fuori dalla Continental Cup. Nemeth. Lo scambio adesso con Vladimir Roth. Largo qui per Eric Nemeth. Disco che arriva lungo, c'è la liberazione vietata, arriva il fischio del lineman. Giocati 5 minuti esatti all'Olimpico,
poche cose da segnalare, se non, Mario, un inizio buono del primo minuto, minuto e mezzo da parte degli scandinavi, e poi è uscito poi con qualche difficoltà, senza però assolutamente rischiare nulla, almeno il portiere Aravi non ha rischiato nulla, è uscito un Ferencváros che si è portato più volte dalle parti di Garuzza. Forse il più impegnato in questo avvio dei due portieri è proprio Carrut, niente da segnalare di parate impossibili, però insomma Ferencváros ha già battuto un paio di colpi. Proviamo a lasciare il microfono al nostro amico Kimi, che prova un attimino a sintetizzare quello detto da noi in lingua madre, che è l'ungherese. Kimi. Ancora smonta Hoyt, io iazzo tocca a Ferencváros, io il tamo da tocca, e spedig Ferencváros, io il mento tamo da svol, e probato che non volto in un controllo, e che sveglia. Vuoi dire anche il minuto e il punteggio in ungherese, anche se comunque la rispetto? Moshi Azunk ho disegnato di Kvartz. Grazie Kimi, ecco te Mario al tuo microfono. Bella l'azione adesso del Ferencváros, che ha preso confidenza con questa partita, che inizia proprio sostanzialmente su un tratto molto equilibrato, cosa che forse non ci saremmo aspettati. E è tutto sommato, è solo l'inizio del match. Però sinceramente, personalmente, mi aspettavo un Erling molto più aggressivo in questi minuti, per mettere subito in chiaro che le speranze di passaggio del turno sono tutte per loro, non per l'avversario, che ricordo, come diceva Mario all'inizio, la squadra che perderebbe questa partita sarebbe matematicamente esclusa dal girone finale di Continental. Sì, questo lo confermiamo, e confermiamo anche un'altra bella notizia, ovviamente guadagnata per meriti sul campo. Qualsiasi sia poi il risultato di questa sera della Sportivi Ghiaccio Cortina, comunque il destino sarebbe nelle proprie mani per i ragazzi di Giorgio De Bettin. Spinge adesso Lerming, lavora bene il disco Mattias Fromm, ancora Fromm cerca dall'altra parte Thornberg, si complica un pochino la vita in mezzo a un paio di giocatori ungheresi che adesso vanno a liberare, ci sarà un altro icing, arriva il fischio sistematico del line. Ecco, altra cosa molto importante che ieri comunque abbiamo sempre sottolineato e notato, sarà fondamentale la disciplina, perché i danesi hanno regalato tantissime penalità ai giocatori di casa e hanno subito diversi gol. Anche il Ferencváros è stato piuttosto falloso nella sua partita col Katowice. Sarà fondamentale rimanere con i 5 uomini sul ghiaccio. Ingaggio vinto da Annie Blufox, buona l'azione, meno buono il tiro, bravo Arani in due tempi, rimane in piedi senza scomporsi, poi ritrova il disco sul retro della sua attrezzatura. Prima azione degna di nota da parte del Henry Fox. Buona parata di Arani che blocca il tiro, poi in realtà non sa bene dove fosse finito il pacco, ma nulla di fatto, e si riparte con un ingaggio nel terzo offensivo danese. Medesima zona iniziale alla destra di Arani, vince qui la contesa la squadra magiara, prova ad andarsene, supera la metà campo, passaggio con il rimbalzo in balaustra, il tiro a sorpresa, la posizione molto molto difficile, il tiro effettuato da Gergonagi, con ancora lui lottare, la stella di casa per quanto fatto nella sua carriera, il capitano. Laporte, uno degli ultimi arrivi proprio in casa magiara, insieme a Turcotte, se non vado errato. Buono qui il recupero del back di Nemeth, guarda la sua azione, numero 69, arriva anche la conclusione, l'avevi sottolineato ieri anche Mario, della qualità di questo giocatore, che per la sua flow dei capelli ricorda un certo numero 68, non proprio quello che ha lui sulla maglia. Però ottima impressione anche di Attila Nemeth nella partita di ieri, sono questi ragazzi su cui chiaramente la formazione ungherese deve puntare. Crespi, Adam Brady, lo stesso Attila Nemeth, Capitan Nagy, bisogna affidarsi ai propri uomini migliori. La ripartenza proprio affidata al finlandese, lavora bene il disco dietro la gabbia Cameron Brown sulla blu, il tiro di Dahlberg, la deviazione sotto porta, passa di poco al lato qui il pack alla destra di Arani, si lavora nell'angolo tra i giocatori danesi, va a forzare un po' la mischia un altro giocatore ungherese,
riescono a uscire bene con il disco i Blue Fox. Dalla blu la conclusione, prende una deviazione immediata che allontana la possibilità di rebound davanti alla porta di Nagy. Lavora bene qui il disco con un buon cycling la squadra di maglia bianca. Olsen ostacolato, mantiene l'equilibrio, però più bravo di lui il giocatore ungherese che riesce adesso a portare fuori il pericolo e la minaccia. Sta passando un po' insistita qui la manovra dei danesi, senza rischiare troppo a Rani, ma stavano campeggiando un pochino troppo in zona. Eh sì, ricorda un po' i primi 10 minuti del secondo periodo di ieri, con i danesi sempre in possesso di disco nel terzo avversario, senza però mai creare grosse opportunità e grossi tiri pericolosi, e squadra avversaria che cerca sempre di ripartire in contropiede. La ripartenza adesso di Banna arriva fino nell'angolo coadiuvato da Carmaniemi, ha fatto i due terzini che vanno a proporsi in fase offensiva. Altra mischia dietro la porta di Carrut, escono ancora vincenti i danesi che ripartono. Dovrebbe essere From, chiuso molto bene qui, non era From, sì, è proprio lui. E qui un buon break per la ripartenza, numero 25, esce Carrut a pelle di leopardo, bravissimo, trova il giusto tempo per buttarsi a raso ghiaccio sulla superficie e fermare il disco. Macmillan Carrut per sventare questo contropiede in solitaria. 0-0 risultato, 9:50 giocati, quindi sono passati 10 minuti, emozioni non troppe in questi 15 minuti, squadre che si studiano, squadre che ovviamente rischiano molto, squadre che sono obbligate a vincere per sperare appunto di poter accedere alla fase finale di Continental Cup. Ricordo anche la giornata di domani che vedrà alle 16:30 una sfida importante come le sono tutte finora appunto tra Katowice e Herning, mentre la sera 8:30 Cortina sfiderà proprio gli ungheresi della Ferencváros. Eh sì, e forse è proprio la consapevolezza di non poter assolutamente perdere che ha fatto sì che le squadre partissero un attimo con il freno a mano tirato. Disco dentro non raccolto, c'è Aisin, si scusa anche per il brutto passaggio qui il difensore numero 16 Patrick Madsen. Tanti gol ieri, 9 nella prima partita, 7 nella seconda. Ancora 0-0 dopo 10 minuti in questo primo periodo della terza partita di Continental Cup. Bravo a tenere il disco qui a Nolan Laporta, poi viene caricato, sì, qualche sussulto della tifoseria Magiara, e se le danno adesso, se non sbaglio, proprio Adam Brady, è un giocatore danese che si seguono anche sul ghiaccio, nulla di fatto, può ripartire adesso il Ferencváros, ci ripensa molto saggiamente qui Gergonasi, che i suoi stavano cambiando, e andrà anche lui a prendere la via della sua panchina. Combinazione Nemeth, disco dentro, e ancora vuole fermare, ma arriva la prima penalità del match ai danni di un danese, se non vado errato. ...8:37, 0-0 risultato allo Stadio Olimpico del Ghiaccio, la partita numero 3 di questa Continental Cup. Ricordo i risultati di ieri: alle 16:30 il Ferencváros ha perso 5-4 contro il GKS Katowice, mentre la sera il Cortina Afro ha battuto appunto l'Henning Fox per 4-3. Va a accomodarsi nel penalty box giocatore danese per i prossimi 2 minuti. È il numero 14, Petter Hansson. Primo power play, vediamo come lo costruiranno i giocatori ungheresi. Ti ricordi i power play di sera, di pomeriggio dei Magiari, del Ferencváros? Uno un gol dopo 9 secondi, l'altro dopo 4, giusto Mario? Esattamente, con tantissima aggressività dalle parti del portiere avversario, quindi si cerca di vincere l'ingaggio, buttare il disco verso la porta in 2-3 uomini, subito a dare fastidio. Vediamo se saranno capaci di fare bene quanto hanno fatto ieri con l'uomo in più i Magiari.
intanto schierato sul ghiaccio lo special team con Brady che allarga per la conclusione che non viene eseguita. Ci ripensa, prova il tiro di prima intenzione, rompe il bastone e c'è il break adesso del 4 contro 5 dei danesi. Rompe il bastone sulla conclusione Vladimir Roth. Brady riconquista il terzo, lascia il disco a Crespi, ancora Jacob Crespi, ancora Brady, non preciso sul passaggio ma può recuperare il suo compagno di linea, ancora il canadese, alza la testa, buono il servizio per la conclusione di prima intenzione, molto ben eseguita ma bravo anche a disporsi il Carruth. Eh sì, parata fatta sembrare semplice ma solo perché la posizione era perfetta, primo tiro scagliato dalle parti di Carruth in questo primo power play del match. Ottima idea di Brady che trova con un flip la stecca precisa e il tempo preciso, il timing preciso per la conclusione della sua area di riferimento nella special team del 5 contro 4, ancora 44 secondi ma rimane lì il Ferencváros. Nagy aggira la gabbia, cerca compagni, trova la soluzione per aprire un pochino la scatola, arriva la conclusione da lontano sul rebound, è bravissimo qui il giocatore danese alzare il bastone all'ultimo perché poteva essere letale quella conclusione non avvenuta. Eh sì, potenziale grossa occasione, brava la difesa danese, secondo special team per gli ungheresi con Capitan Nagy schierato sulla linea della difesa. Va a ostacolare Nagy la corsa di un danese ai limiti dell'ostruzione, molto morbido il suo atteggiamento, ma si sta per esaurire anche il power play. Ferencváros, tornano i 5 uomini sul ghiaccio i danesi, non precisi in uscita di zona, ancora i magiari, poco spazio anche in questo primo match del pomeriggio alle quarte linee, Mario. Eh sì, per ora sì, ripeto, se sarà sicuramente tutto figlio della voglia di non perdere. Ecco, come non detto, arriva anche la quarta linea danese sul ghiaccio. Sì, c'è anche da dire che la quarta linea ungherese ieri non ci ha fatto una grandissima impressione. Infatti la seconda che si oppone alla quarta danese. Altro fischio arbitrale per un offside in questo caso. Partita che si mantiene tattica, squadre molto attente a non aprirsi, a non lasciare facili occasioni. Ancora 0-0, trascorsi i primi 14 minuti in questo primo periodo. Poche azioni degne di nota, se non qualche azione in veste solitaria, e le occasioni forse più nitide l'ha avuto proprio il Ferencváros, ma non ci sono stati particolari problemi per i rispettivi portieri. No, fino a questo momento normale amministrazione, sia per Carruth sia per Arani. Attila Nemeth prova a recuperare questo disco, in questo caso insieme proprio a Turcotte. Proprio uno degli ultimi arrivi in casa a Ferencváros. Non buonissimo recupero, disco che rimane dentro per una occasione questa d'oro per il Herning Blue Fox. Para bene in questo caso sul bel tiro, para bene Arani, nessuno pronto a rebound, ma ci sono estremi anche di una sanzione per un giocatore del Ferencváros, mi pare sia proprio Nemeth. Eh sì, colpo proibito, c'è sempre la solita regola non scritta nell'hockey, il portiere non si tocca, in questo caso poi è stato difeso dai propri compagni con il numero 14 che ha leggermente esagerato Erik Nemeth e si prende i primi 2 minuti della partita per quanto riguarda il Ferencváros. Ieri power play danese che ha funzionato molto bene, vediamo se oggi sapranno ripetersi. A gestire il disco malissimo qui sul primo intervento, rischia anche, bravo nel secondo momento anche a recuperare la stessa pastiglia nera, il finlandese numero 77 dei, anzi era Mattias Fromm proprio.
Thorberg, lo svedese. Prova la conclusione sul primo palo, cercando proprio la stecca di un compagno. From, largo sulla blu. Giocano una sorta di 1-3-1 i danesi in questo power play. Con l'unico terzino lasciato sulla linea blu. Thorberg, il tiro. Para quasi senza, come fosse una parata no look in questo caso, Arani. From cerca Thorberg, lo trova, ma non ha il tempo nello spazio per riuscire a tirare. Ancora Thorberg, From il tiro, un po' troppo prevedibile questo power play. Per quanto il disco rimane sulle stecche dei Blue Fox, non c'è molta velocità negli scambi. Thorberg, il tiro, ottimo block shot qui da parte del giocatore ungherese. Ancora Thorberg sulla blu per Sustio. Thorberg, ancora Sustio, controlla il disco con il pattino, restituisce al numero 67 svedese. Buona imbeccata per From, che però non ha spazio per tirare, cerca ancora Thorberg, il tiro di Thorberg, bravo qui Arani. Gran parata col gambale destro di Arani. Ancora From, non hanno idea di schiodarsi dal terzo, ma ancora poca incisività. Non è contento Thorberg, che è rimasto praticamente con la sua linea 1 minuto e 40 secondi sul ghiaccio. Eh sì, disco che girava ma senza velocità, senza molte idee, liberati 2-3 tiri, però Arani bravissimo e sempre con la visuale scoperta. Ultima parata, forse la più difficile, quella di Gambale. Si prende anche i complimenti infatti dei suoi compagni. Si rimane sullo 0-0, ancora 25 secondi per i danesi di power play, 3:54 alla fine del primo periodo. Gergely Arani, un classe 96 per formativo di Budapest, per lui tutta un'altra fila nelle squadre ungheresi, da diversi anni ormai a difesa della Ferencváros e portiere anche della nazionale ungherese. Tra i 54 al termine del primo periodo, gara numero 3 di questa Continental Cup Girone F di Cortina d'Ampezzo, 0-0 risultato tra Ferencváros e Hani Blue Fox. Può liberare Crespi comodamente dopo 1 minuto e 40 di sofferenza, quindi ancora spiccioli di power play per i danesi, che conquistano adesso la zona. Bau, Zernins, ancora Bau, il tiro, la deviazione sotto porta. Parata Mario, ho visto meglio di me. Ancora grande parata di Arani sulla deviazione da pochissimi centimetri, veramente sugli scudi il portiere ungherese in questo power play. Power play che si è esaurito e si è rimasti sullo 0-0. 3 minuti al termine della prima frazione, disco ancora in possesso dei danesi, che hanno sì conquistato e gestito bene il pack in zona nel power play, però sono stati pericolosi, bisogna sottolinearlo un paio di volte, ma è stato bravo il portiere estremo danese ungherese. Il tiro ancora, qualche problema qui Barani sul rebound, poi riesce a fare pulizia davanti alla sua area piccola. Spingono i danesi. Cibulskis, lo scambio con Poulsen. Poulsen tenta il tiro, ancora una muraglia di maglie nere lì davanti a difendere Arani. Buona la giocata solitaria, si prova, insiste in due tempi il brevidineo canadese Cameron Brown. Tanto traffico sempre davanti alla gabbia. Bravi gli ungheresi a non lasciare neanche un centimetro di possibilità. E decisamente sugli scudi Arani in questa parte finale del periodo. Sì, sicuramente sta tenendo a galla i suoi, complice anche il power play, che chiaramente sia ieri sia oggi sicuramente farà la differenza in questo equilibratissimo girone di Continental Cup da Cortina d'Ampezzo. Un periodo che va per chiudersi, 2 minuti al termine, con la squadra che sta facendo la partita in questa seconda parte del primo tempo, che appunto Larry Blue Fox sostanzialmente e democraticamente possiamo sottolineare come i primi 10 minuti siano stati a favore degli ungheresi, mentre i restanti 10 minuti o poco meno appunto a favore, anche sfruttati dalla penalità, a favore del Hani Blue Fox. La dimostrazione di una parità che sia nel tabellone che su quanto visto sul ghiaccio. Eh sì, confermo, sostanziale equilibrio tra le due squadre. Una partita tattica, molto più di ieri, dove veramente le occasioni fioccavano da una parte e dall'altra. Thompson,
atterrato da Tergo, non ci sono i limiti per una penalità, non era Thompson, ma riparte adesso il Ferencváros. Disco portato dentro, chiude non benissimo, una leggera trattenuta, però ancora i Blue Fox che possono ripartire con il pack sulla stecca. Non bene il passaggio, lo recupera in maniera from, attenzione a lui e la parata di fischiato Arangi. L'offside, fischiato infatti l'offside. Le proteste e la scaramuccia nasce da questo. Ma nemmeno io l'avevo sentito. Giocatore sì. Danese accusato di aver fatto finta di non sentire il fischio arrivato per l'offside abbastanza anche netto. Aveva parato anche qui Arangi. E infatti viene punito questo tiro a gioco fermo, chiamiamolo così, con un ingaggio in fase più offensiva per gli ungheresi. Ricordiamo, c'è l'obbligo chiaramente di fermarsi non appena gli arbitri fischiano qualsiasi tipo di interruzione. Rolling dietro porta tentato adesso dal Ferencváros con Arangi. Si difendono ancora bene i danesi, ancora sfida nell'angolo, ripartono i Blue Fox in una delle ultime occasioni del periodo. Non preciso qui il passaggio d'ingresso e lascia un contropiede eclatante. Bau arriva alla conclusione, cerca il quinto buco sotto le gambe appunto di Carrut, il giocatore. Occasione colossale per Gergo Nagy, il capitano, il numero 16, anche uno dei giocatori più talentuosi, più tecnici, che cerca la classica buca sotto ai gambali del portiere danese e si salva. Forse occasione, questa è la più grande di tutto questo primo periodo e fa un po' il pari con quella serie di parati di Arani, quindi sostanzialmente il pareggio al momento è il risultato più giusto. Concordo, arriva la conclusione senza scomporsi troppo Carrut con il gambale di destra, mette fuori. Un minuto esatto al termine, spingono ancora e arriva anche qualche colpo proibito in balaustra. Qui erano due minuti grandi come una casa per stecca alta sulla faccia di un giocatore danese, gli arbitri non hanno visto, vediamo se poi ci sarà il replay, però da qui era proprio sembrata chiara la steccata in faccia, involontaria per carità, ma sono sempre due minuti. Iniziano a colpi un po' proibiti, abbiamo visto altri contrasti dall'altra parte del campo al limite del regolamento in questo finale di periodo. Vediamo chi andrà a complicarsi la vita nell'inizio del secondo tempo, ma credo che saggiamente adesso le squadre andranno un attimino a far passare il tempo per arrivare con i nervi meno caldi all'inizio della frazione seconda. Crespi prova ad andarsene da solo, trova un compagno, nuvola blu, rischia l'offside, disco dentro, 10 secondi al termine della primo tempo dell'Olimpico, sbaglia ancora il Ferencváros e se ne vanno così anche gli ultimi secondi di questa frazione. Mario, una breve sintesi, subito dopo facciamo tradurre al nostro amico Kimi. Sì, confermo quello detto poco fa, sostanziale equilibrio, qualche occasione da una parte e una grossissima occasione dall'altra, 0-0 giusto, ripeto, secondo me da padrona la fa anche il fatto che le squadre sono consapevoli che chi oggi dovesse perdere poi sarebbe matematicamente fuori. Ho smontato poi il tacchetto c'ho portok io gli azzottok e c'ho Ferencváros e c'ho Blue Foxok io il voltok ho Korongot vol voltok vedes e c'ho Damodashok deppe di Glatjuk egy super arany a legjobb kapus magyar kapus és ez lesz a vége a második időnek. Köszönöm szépen. Benissimo, bravo Kimi, grazie. Diamo lì alla regia, ricordiamo il risultato del primo tempo per l'Olimpico. 0-0 qui all'Olimpico e ne approfitto anche per ricordare a metà del secondo periodo, nell'altro girone di Grenoble, il Cardiff è avanti 4-1 sullo Zemgale. Sia il Cardiff sia il Grenoble, ieri favorite, hanno esordito con una sconfitta. Benissimo, lì alla regia. L'unica. Filtrando nella roccia ne assume i minerali preziosi. Scorrendo per decenni all'interno di un enorme bacino idrogeologico, si arricchisce di benefico ossigeno disciolto, che si conserva grazie alla sua estrema purezza.
Infine, sgorga incontaminata. È nobile e genuina e grazie a noi arriva dove c'è sete di eccellenza. È Dolomia, l'acqua di origine protetta. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Si chiama Natura, però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile. Prosecco DOC, a chi ha l'Italia nel cuore. Brinda più in grande. Prosecco DOC Rosé, lo stesso Italian Genio. Un modo nuovo e sorprendente d'esprimere l'eccellenza. Prosecco DOC Rosé. Osa il rosa. Afro, il tuo benessere quotidiano. L'evoluzione è sempre imprevedibile, ma se ne conosci la ricetta, sarà più facile realizzarla. Da oltre 40 anni, i professionisti italiani nell'officina e nell'industria scelgono Ferbi, la più ampia gamma e il miglior rapporto qualità-prezzo per l'utilizzo professionale. Macchine, utensili, strumenti di misura, abrasivi, che il tuo sia un hobby o una professione, abbiamo lo strumento più evoluto per il tuo lavoro. Ferbi Pro Smart Equipment. Cerca il rivenditore più vicino a te su ferbi.com. Brinda più in grande. Prosecco DOC Rosé, lo stesso Italian Genio. Un modo nuovo e sorprendente d'esprimere l'eccellenza. Prosecco DOC Rosé. Osa il rosa.
Brinda più in grande. Prosecco Doc Rosé, lo stesso Italian Genio. Un modo nuovo e sorprendente d'esprimere l'eccellenza. Prosecco Doc Rosé, osa il rosa. L'evoluzione è sempre imprevedibile, ma se ne conosci la ricetta, sarà più facile realizzarla. Da oltre 40 anni i professionisti italiani nell'officina e nell'industria scelgono Ferbi, la più ampia gamma e il miglior rapporto qualità-prezzo per l'utilizzo professionale. Macchine, utensili, strumenti di misura, abrasivi, che il tuo sia un hobby o una professione, abbiamo lo strumento più evoluto per il tuo lavoro. Ferbi Pro Smart Equipment. Cerca il rivenditore più vicino a te su ferbi.com. Afro, il tuo benessere quotidiano. Brinda più in grande. Prosecco Doc Rosé, lo stesso Italian Genio. Un modo nuovo e sorprendente d'esprimere l'eccellenza. Prosecco Doc Rosé, osa il rosa. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Si chiama Natura, però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile. Prosecco Doc, a chi ha l'Italia nel cuore. Nasce dalle nevi perenni delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, ed è l'unica. Filtrando nella roccia, ne assume i minerali preziosi. Scorrendo per decenni all'interno di un enorme bacino idrogeologico, si arricchisce di benefico ossigeno disciolto, che si conserva grazie alla sua estrema purezza. Infine, sgorga incontaminata. È nobile e genuina, e grazie a noi arriva dove c'è sete di eccellenza. È Dolomia, l'acqua di origine protetta. All'inizio del secondo tempo, la rinnovata buonasera da parte di Luca Zinicerali, qui accanto a me Mario Pizzamore, questa sera con l'ausilio anche il nostro amico Kimi per delle traduzioni in ungherese, visto che la sua madrelingua ci dà un aiuto che impreziosisce anche la nostra cronaca e soprattutto riesce a far capire qualcosa anche ai telespettatori magiari. Ebbene, si è concluso il primo tempo, 0-0, equilibrio sul ghiaccio, equilibrio sul tabellone e anche quello che rispecchia un po' le occasioni da gioco e occasioni da gol, chiedo scusa, che ci sono state poche, pochi anche tiri, se non nel power play appunto sul finale del periodo da parte dei danesi, e l'occasione più nitida è proprio stato il 1-0 sulla steccatia Nagy. Eh sì, confermo un po' tutto, sembra un po' la partita sulla falsariga di ieri per quanto riguarda il predominio territoriale da parte dei danesi, che danno comunque la sensazione di avere forse qualcosina in più dal punto di vista fisico e tecnico.
Però alla fine l'occasione più grande è proprio quella in contropiede degli ungheresi. Ungheresi che stanno anche loro provando a imitare il Cortina magari del secondo periodo, non so se ce l'hai ancora negli occhi, dove ovviamente eravamo tutti chiusi e schiacciati in difesa senza concedere grosse occasioni comunque ai danesi, e abbiamo provato e si provava a ripartire in contropiede. Falsa riga anche a livello di numero di tiri, perché le statistiche di Blue Herning Fox Cortina di ieri recitavano 23 tiri a 16 in favore degli ampezzani, che comunque per una partita che finisce 4-3 è un numero di tiri abbastanza limitato. Nonostante le buone prestazioni dei portieri, perché nulla hanno potuto, almeno per quanto riguarda soprattutto il portiere ampezzano Hayden Hockey, che si è ben comportato su 20 conclusioni su 23. Sì, e se non, sì, sulle 16, e se non ricordo male, comunque dei 7 gol, 4 sono venuti da situazione di power play. Sì, giustamente. Hai detto bene per quanto riguarda i Blue Fox, che mi sembrano però un pochino meno brillanti nel loro momento migliore ieri contro il Cortina, dove facevano circolare il disco veramente molto bene. Quello che si è visto nei secondi 10 minuti, sicuramente un leggero predominio da parte dei danesi, che però non sono mai stati così efficaci se non arrivare a delle conclusioni in power play, dove d'altra parte c'era un Arani che ha parato molto bene ma non ha fatto dei miracoli, ecco, diciamo. No, nessun miracolo, portiere comunque molto solido, di esperienza, nonostante anche la ancora giovane età, sia per essere un portiere sia comunque perché nell'hockey qualche annetto in più puoi concedertelo, ha fatto il suo lavoro molto bene. La parata più importante l'ha fatta proprio il buon Carrut nell'1-0 di Capitan Nagy. Da capire, collegandosi ancora alla partita di ieri proprio del Ferencváros, come la squadra ungherese sia arrivata così vicino a strappare il pareggio negli ultimi secondi, e la scelta dell'allenatore sarebbe da capire, quella di non escludere appunto il portiere, che non era Arani in quel momento ma era il suo secondo che era il subentrato, e la scelta è stata quella di trattenerlo proprio tra i pali, quando forse un extra player in più avrebbe portato magari al sperato pareggio. Sì, è 24 ore che ragioniamo su questa scelta e ancora non abbiamo trovato una motivazione valida per questa scelta, che nell'hockey è praticamente inusuale, per non dire del tutto mai verificata. Sì, strana, ecco. Strana. Sì, anzi, sì, su a 3.50 dal termine, quando avevano segnato, se non sbaglio, il 2-5, nonché sì, dalla nostra posizione, dalla nostra postazione, dalla nostra competenza, diciamo limitata, avevamo dato il consiglio proprio di poter rischiare di togliere in quel momento il portiere per sperare appunto di recuperare. Tutto è arrivato senza togliere il portiere, però vabbè. Comunque, torniamo diretta live con il gol che arriva del Ferencváros. Ce lo siamo quasi persi. Gol del numero 15, Vladimir Roth, che scaglia un buon tiro dalla blu, non irreprensibile Carrut. Vediamo se nel replay avremo l'occasione di vedere se per caso avesse la visuale oscurata da qualche giocatore. Forse sì. Sì. Bravo anche il numero 25 a schivarsi a Kukestila. Non l'ha toccata. Nessuno tocca il disco, e quindi gol per il Ferencváros, che si porta in vantaggio. Vai Kimi. Vezető Egynur Fradik, ez hatalmas gól volt a Rotnak, és hajrá Fradi, köszönöm szépen. Grazie Kimi. Quindi sono passati neanche 30 secondi dall'inizio del secondo tempo, vantaggio Ferencváros, possiamo dire a sorpresa. A sorpresa per come è venuta la conclusione e per quanto abbiamo visto sulla finale del primo periodo. La partita apertissima ovviamente, ci sono ancora 40 minuti da giocare e il Blue Fox prendono subito il possesso del disco anche della zona offensiva. Buona la giocata qui, un pochino troppo leziosa e superficiale nell'atteggiamento, anche se era in backhand, dell'attaccante, che ha mancato anche la porta, disco che viene scagliato addirittura oltre i cristalli sulle reti di protezione, quindi c'è il fischio arbitrale. Gioco interrotto, 1-0 Ferencváros, giocato neanche poco più di un minuto e 7 secondi all'Olimpico, è il game 3, la gara 3, game 3 della Continental Cup Girone F di Cortina d'Ampezzo, ingaggio offensivo per i magiari. Eric Nemeth con Nemeth e Turcot, quindi viene stato spostato Gala Shida nel quarto blocco, e appunto il nuovo arrivato Turcotte inserito con i due giocatori appena citati.
zona neutra, recupera proprio un disco Nemeth per Nemeth. Caricato, Nemeth ci mette del fisico, arriva anche Turcot, un terzo giocatore danese per uscire da questa mischia. Alla fine possono respirare i danesi, disco recuperato adesso da Brown. Brown chiuso in balaustra, arrivano in suo soccorso altri due giocatori danesi, un po' di confusione, si lotta molto adesso dietro la porta di Arani. Brown, passaggio per Hanson, Hanson adesso per Sustio, il tiro violento ma fuori, ancora Cameron Brown. Il disco fatto scivolare lungo la balaustra. Buona finta di corpo che disinnesca la marcatura. Passaggio che arriva al termine, si scontrano due giocatori danesi, possesso ancora per Yanni Blue Fox. Stanno forzando il terzo. Si difende comunque il Fenerbahçe, non ha rischiato moltissimo, ormai supera il minuto la pressione Blue Fox nel terzo difensivo degli ungheresi. Sembra di rivedere l'inizio del secondo periodo di ieri, con i danesi stabilmente nel terzo offensivo a far girare il disco, mai realmente pericolosi. Jensen con rovescio del bastone a suggerire per la ripartenza danese. Tenta il numero qui Fromma, bravo a fermarlo il Maggiaro, c'è il contropiede, attenzione lo scambio con il tandem, chiude bene in seconda battuta il danese, poi ripartire Thornberg, largo per Fromm, attenzione 2-1, Fromm il tiro, para Rani. Un tiro che poteva impensierire gravemente qui l'estremo ungherese. Bella ripartenza, bella e veloce ripartenza del Blue Erning Fox, ancora bravo Rani a non lasciarsi sorprendere dal forte tiro di Fromm, uno dei giocatori più attesi e che ancora deve battere un colpo. Il grande assente di ieri e di questi primi 24 minuti di match. Ancora ingaggio vinto in zona per i Blue Fox. Arriva a conclusione di poco a lato. Disco che si impenna, non lo raccoglie nessuno. Più bravi ancora i danesi. Fromm ancora sul ghiaccio. Il tiro di Fromm, il palo e il gol. L'abbiamo chiamato, solo lui. L'abbiamo chiamato e giustamente ci risponde immediatamente 1-1, finalmente una gran bella giocata del numero 77 Mattias Fromm. Pochi istanti fa si è appena scaldato e ora anche con l'aiuto del palo, rivediamo palo gol, niente da fare per Arani, tiro forte, preciso in mezzo al traffico, 1-1. 25enne, è stato quinta scelta, 143esima assoluta dei Chicago Blackhawks nel 2016, non ha trascorsi in oltreoceano. Fromm ha giocato in Germania, nel Düsseldorf, nella Della, 36 presenze nel 2020-2021, ha giocato in Svezia in Allsvenskan, quindi nella seconda lega svedese, poi è tornato ai Blue Fox nel 2022, il giocatore danese, della nazionale danese. E quindi pari, premiata la pressione dei Blue Fox con questo gol appunto del giocatore più atteso. Ancora Bagar dietro la porta di Macmillan Carruth, escono vincenti ancora i danesi. Dall'altra parte del ghiaccio manca il controllo, forse era intenzionale per lasciare il ghiaccio e lasciare il disco al compagno che era posizionato vicino a lui. Va a raccoglierlo adesso Carlsen, la pressione, gestiscono il disco adesso i Magiari con Galagida, quarta linea sul ghiaccio quindi per i giocatori ungheresi. Appena questo è la porta, anzi addirittura Galais ha rischiato con la porta in prima, carica pesante sotto pista, un open ice, niente di grave però per il giocatore ungherese che non subisce sostanzialmente sullo scontro.
Turcot, fuori pack, buona veloce l'iniziativa adesso, un po' fortunato anche nell'aggancio del passaggio che ha preso un rimbalzo strano Crespi, prova a fare tutto da solo, si oppone bene qui la retroguardia danese, lavorano però duri i ragazzi della seconda linea ungherese, ancora con Turcot, il tiro completamente senza idea, questo tiro per la ripartenza danese, cercato un passaggio veramente difficile da parte di Jakob Boll, si ferma tutto a centropista, si apre un varco nella neutra dei magiari, possono entrare comodamente nel terzo adesso i Blue Fox di Erling, si lotta nell'angolo alla sinistra di Arani, altra mischia, le scrovincenti gli ungheresi, pack portato avanti fino alla porta di Carrut, non preciso nel passaggio che cercava di mettere in moto il suo compagno di squadra, la sua neutra, fasi un po' confuse di gioco, recupera il disco adesso ancora il Blue Fox e arriva il fischio arbitrale. Eh sì, fasi abbastanza confuse, ritmo che le due squadre sembra che vogliano provare un po' ad alzare, questo a discapito magari della precisione. 1-1, aperte le marcature dai giocatori ungheresi e immediato il pareggio danese, che comunque squadra che continua a mantenere un certo predominio territoriale di possesso del disco. Ancora la prima linea sul ghiaccio con Fromm, Dornberg e Brad Thompson per quanto riguarda appunto i danesi. Sustio e Hanson sono i giocatori di difesa. Non c'è Ising, arriva prima di tutti un giocatore ungherese, anzi no, però comunque ormai il fischio, l'Eisman aveva abbassato il braccio. Fromm, Sustio perde il controllo del pack, recupera ancora il Ferencváros, disco dentro, recupera ancora Sustio, caricato, è bravo però a gestire il disco, lasciarlo a Fromm che taglia il campo molto bene per Thornberg. Thornberg alza la testa, un suggerimento invitante ma non preciso. Possono ripartire ancora i giocatori in maglia nera del Ferencváros. Buona azione qui personale, aggiramento della porta, cerca il passaggio verso l'interno che non arriva di stazione, era Gheornagy. Laporte cerca il disco per Brady, lo raccoglie, si addormenta un pochino la difesa qui del Erin Blue Fox e alla fine comunque alla meglio, con sostanziale calma, forse anche troppo, ha rischiato un po', soprattutto nella gestione del disco a livello individuale, un pochino lenta la manovra di uscita ma comunque premiata. Wow, bello il disco, molto meno bello il tiro di prima intenzione, forse non se lo aspettava del suo compagno di linea. Eh sì, veramente un'azione bellissima, disco arrivato facile facile con la porta davanti a sé tutta libera per Andris Zerins, che cicca il disco, tira in maniera non pericolosa e ancora para Arani. Buona occasione però potenziale per i danesi. Sono giocati 7 minuti e 40 secondi all'Olimpico, risultato di 1 pari tra Ferencváros e Erling Blue Fox, gara 3 di questa Continental Cup. Nella prima giornata, ricordiamo i risultati, nel pomeriggio di ieri 16:30, inizio del match, Katowice 5, Ferencváros 4, alla sera alle 20:30, Cortina 4, Erling Blue Fox 3. Ma torniamo live dallo stadio Olimpico, dove il risultato dice 1-1 e non siamo ancora a metà match. Sicuramente il secondo tempo molto più vivo, Mario, rispetto alla prima frazione. Eh sì, ritmi molto più alti, passaggi più veloci, tanto pattinaggio, tanta lotta negli angoli. Anche questo passaggio che manca assolutamente di precisione. In uscita di zona gli ungheresi soffrono molto sul primo passaggio, come in questo caso. Poca idea in questo caso. Il controllo, Ferencváros sotto pressione, può finalmente liberare il suo terzo, conquistare il disco sulla neutra, andare a scaricare verso la porta di Carrut, non proprio sulla sua porta ma cercando appunto un dump per andare poi a caricare pressione, ma il disco si impenna e c'è un fischio arbitrale. Sì, disco che finisce direttamente in panchina, quindi cercato il terzo offensivo, disco che finisce direttamente fuori, chiaramente non ci sono i due minuti, perché i due minuti, ricordiamolo, per ritardo del gioco ci sono solo ed esclusivamente per un disco che esce scagliato dal proprio terzo difensivo.
11:28 da giocare all'Olimpico, gara 3 questa sera, c'è gara 4, sfida attesa soprattutto per i padroni di casa, ci sarà molto attenzione qui al break. Va un po' in confusione la difesa magiara, riesce comunque a chiudere in qualche maniera, però ancora pressione dei danesi, disco che ancora si impenna per una deviazione, esce da ghiaccio. Diciamo questa sera, Mario, ci saranno i soliti 600 polacchi e dall'altra parte i tifosi del Cortina che si sono fatti sentire ieri sera, anche chiaro che a livello numerico e anche alla fine di rumore poco possono competere con l'orda giallonera. Eh sì, comunque cresce l'attesa per questa partita della serata, veramente i ragazzi della Sportivi Ghiaccio stanno regalando momenti di altissimo hockey, grandissima passione. Chiaro che dal punto di vista numerico i polacchi domineranno, certo è che sul ghiaccio comunque si gioca sempre in 5 contro 5 e con un portiere a testa, e quindi ci faremo sentire anche noi sicuramente. Ancora Blue Fox nel terzo del Ferencváros. Turcot chiuso subito sistematicamente dall'ottimo back check dei danesi, che stanno lasciando veramente pochissimo spazio agli avversari. Brandegard, dei pochi cambi della quarta linea danese, Brandegard va a lottare duro su questo disco, perde l'equilibrio, viene comunque qui aiutato da Schleichner. Insistente manovra di forecheck da parte dei danesi, ancora Ferencváros costretto ad allontanare il disco che finisce sulla stecca di Carrut. Cerca subito una soluzione offensiva a Carrut, si chiudono però bene qui i danesi, anzi ungheresi. Nemet, la grinta di Turbuks con Nemet e Nemetz. Anzi, adesso arriva proprio la linea sul ghiaccio, quella di Nemet, Kulmala e Turbuks. Kulmala fa tutto molto bene, tenta anche un tiro con uno spinorama. Momento propositivo adesso degli ungheresi, che poi sbagliano per un errore piuttosto elementare la gestione di questo disco in zona, e lo riperdono per l'ennesima volta nell'uscita di zona. Meritz, Nicken, anzi Madsen, disco perso adesso dagli ungheresi, ne approfittano i giocatori del Ferencváros dietro la gabbia. La porta sulla blu, conclusione nel traffico, disco che passa di pochissimo al lato. Thompson, Red Thompson, si assomigliano molto sia di struttura che come caratteristiche Cameron Brown e Brett Thompson. 8:54 da giocare nel secondo tempo, risultato ancora di 1-1. Partono dal basso adesso tutti quanti i giocatori ungheresi, non azzardano il lungo passaggio che spesso li ha sfavoriti. Ingresso in zona qui del gigante della linea, che è Bau, un giocatore che ci è rimasto impresso ieri sera sia in positivo che in negativo. Ancora Bau va a prendersi questo disco, non è sicuramente agile, ma mette tutto il suo corpo, la sua forza e il suo gol sul vantaggio del 2-1. Eh sì, è veramente bravo e freddo a mettere a sedere il portiere, leve lunghissime ma ottima tecnica. Certo è che gli ungheresi non possono perdere questo disco mortale in quella zona di campo. I due grandi assenti di ieri sera portano i danesi sul 2-1. Il trentenne Mattias Bau, anche lui nazionale danese, quest'anno in campionato 19 partite, 17 punti per il classe 93, che ha esperienze anche in Svezia nel 2014 a livello giovanile nella Super Elite con il Malmö, e poi nell'Hockey Etan, e poi è tornato in Danimarca e ci è rimasto con una piccola e buona esperienza comunque in American Hockey League con gli Hershey Bears. 58 partite, 23 punti per Bau. 8:18 al termine del periodo, trova il vantaggio Learning Blue Fox, ma i magiari ci sono. Il Ferencváros se la sta giocando alla grande,
questa partita, anche se ha dovuto subire per molti tratti di questi primi 30 minuti l'iniziativa danese, non ha rischiato mai tantissimo e ha fatto vedere che quando punge arriva sempre con il disco fino alla porta di scusate, Macmillan Caruso. Riparte con Fox, gran numero qui, gran giocata, doppia gran giocata, si sistema il disco attraverso il bastone, poi colpisce proprio con il backhand e mette in seria difficoltà qui a Rani. È danesi che stanno venendo fuori un po' alla distanza, tecnicamente stanno dimostrando di essere superiori, più di un giocatore chiaramente può fare la differenza. Sulla blu il tiro che finisce a lato, lascia scorrere il pack a Rani dietro la sua porta, preferisce evitare rischi e pericoli. A Rani mette giù la mano sul ghiaccio, ferma a 7 minuti dal termine del periodo centrale. Minuti di sofferenza per il Ferencváros, danesi che stanno prendendo il sopravvento anche nel gioco. Ovviamente è prestissimo per fare anche i nostri calcoli e le nostre previsioni, ma ad essere onesti questo risultato non ci dispiace del tutto. Avremo tempo poi negli intervalli a fine partita magari per approfondire i discorsi e fare i nostri conti, però così a sensazione mi assumo poi le mie responsabilità. Se proprio proprio dovessi scegliere una squadra vincitrice oggi, sceglierei volentieri i Blue Erning Fox. Nulla toglie alla forza di una squadra che ieri ha dimostrato di subire pertanto la manovra e anche sulla parziale, ricordiamo ieri Katowice era avanti 5-1 contro il Ferencváros. Gli stessi giocatori, forse ungheresi, non si aspettavano un rientro in partita così importante, così eclatante. Negli ultimi 10 minuti sono stati capaci di segnare 3 gol e arrivare veramente vicinissimi al pareggio. Solo una grande parata dei Murray ha fermato appunto la possibilità di andare all'overtime. Eh sì, ieri Murray ha salvato veramente il Katowice all'ultimo secondo. Certo che da 5-1 a 10 dalla fine ritrovarsi 5 pari sarebbe stata una beffa enorme. Quindi assolutamente non diamo per scontato nulla neanche in questo terzo match di questo bellissimo weekend di Continental Cup da Cortina d'Ampezzo. Prima linea sul ghiaccio per quanto riguarda Lenny Blue Fox, Roth dalla blu, l'autore del gol del vantaggio ungherese. From, ripartenza, attenzione, pericolosissima qui con Brown da solo, passaggio per Thorberg, violento tiro a frusta di polso che prende però una deviazione e vola in alto sulle reti di protezione. Ingaggio, credo in zona per i danesi, in zona offensiva per i danesi, deviazione di una steca ungherese. Azione metodica di contropiede da parte di Blue Fox con il suo terzetto migliore di attacco, senza nulla togliere a questi altri sul ghiaccio che sono gli uomini della terza linea, quindi Brown, Eskisen e Carlsen. Ancora turno, lo siamo sul ghiaccio, anzi ancora la prima linea sul ghiaccio. Disco sulla blu adesso. Thornberg recupera Ferencváros, alimenta ancora la pressione però il Berling che mantiene il disco in zona, non riesce a raccogliere con la magia il pack. Brett Thompson può ripartire, anzi sembrava solo un'illusione, poteva essere un buon break dove si poteva sperare nella velocità di Nemez nel caso il passaggio fosse arrivato a destinazione. Due giocatori assolutamente complementari, Thornberg e Fromm. Uno piccolino, scattante, con mani veramente educatissime, l'altro fisico imponente, ex scelta NHL. È chiaro che dalla prima linea i giocatori danesi si debbano aspettare tantissimo. Eccolo qua l'autore del secondo gol, Bau, il gol che regala il vantaggio agli scandinavi sulla blu. Conclusione, ci mette prima la mano a Rani, molto attento, era pronto lì Bau a metterci il bastone, ma è arrivato con qualche millesimo di secondo in ritardo sulla possibilità appunto di andare a deviare la conclusione del suo terzino. Eh sì, mancata la deviazione, chiaramente poi blocca Arani senza grosse difficoltà.
4:38 al termine del secondo periodo, danesi avanti per 2-1. Kimi, traduci un po' per i nostri amici ungheresi, sostanzialmente quello che abbiamo detto è l'equilibrio che si è giocato, ma comunque è una squadra come il Blue Fox che sta spingendo e ha trovato il vantaggio. Ok Luca, occorre la Kikaj, Ferenc Maros, hogy két egyre levannak, és látjuk egy Ferencváros egy picit le van aludva, de látjuk egy szuper Erning Blue Fox, és reméljük, hogy a Ferencváros tudja visszarakni az, hogy mondjuk a nem tudom, és akkor szerintem reméljük, hogy a Ferencváros tudja visszarakni a meccset. Köszönöm szépen! Perfetto Kimi, ti ringraziamo, abbiamo capito benissimo anche noi quello che hai detto e confermiamo, giusto Mario? Totale fiducia da parte nostra, quindi grazie Kimi. 4:15 al termine, 2-1 ancora appunto per gli Ieri Blue Fox, secondo tempo molto più vivace, spettacolare. Sicuramente più a favore appunto come dice il risultato dei danesi, si sono fatti vedere sempre in qualche colpo di fiamma, o fiammata per essere più precisi, gli ungheresi dalle parti di Carruth, ma a livello proprio di possibilità continue e aggressività continua con possesso della zona è mancato qualcosa al Ferencváros in questo secondo tempo. Sì, tanto è vero che non ricordo parate importanti da parte di Carruth, negli occhi abbiamo ancora la grossissima occasione sulla stecca di Nagy sul calare del primo periodo che chiaramente avrebbe potuto cambiare un attimo le sorti facendo passare in vantaggio i suoi, invece in questo secondo periodo poca pressione dalla parte del portiere danese, poche le occasioni e danesi che meritatamente a questo punto sono in vantaggio per 2-1. Disco ancora lì in zona offensiva per Lenny Blue Fox, recupera il pack nell'angolo fino ad arrivare sulla blu adesso con la gestione del disco dei due terzini Ball e Cibulskis. Il tiro para ancora Rani, ancora a recuperare il pack Ball per Cibulskis, libero Cameron Brown ancora per Cibulskis, aspetta l'arrivo del suo compagno in linea, si muove molto bene il giocatore numero 27, affida adesso il disco a Carlsen, la conclusione, il disco che si impenna, sembra essere un po' stanco il Ferencváros, fa fatica a arrivare anche ai contrasti ed è costretto quasi a liberare la zona senza badare a spese, può recuperare adesso la difesa della Nick Fox con Christian Meritz. Ball perde il controllo, un po' troppo leggero qui nel controllo del pack, prova a fare tutto da solo il giocatore ungherese numero 88 che è Martin Turbuz, si spinge, trova una soluzione interna qui il suo compagno di linea che è Kulmala, ma non ha compagni che lo secondano. Crespi prova a metterci del suo, pattina molto bene, aggira la gabbia, un ottimo servizio qui per Turbuz, grande azione di Crespi. Turbux non è così efficace come avrebbe voluto il suo compagno dopo il lavoro e la fatica che ha speso per portarsi a spasso la difesa. Eh sì, forse è il primo lampo della partita di Crespi, ricordiamo ieri tra i giocatori assolutamente più propositivi e più brillanti, pasticcino regalato in mezzo per la corrente Martin Turbux, grossa occasione questa, para Carruth al primo vero squillo del secondo periodo da parte degli ungheresi. Thornberg, un giocatore brevidino per linea, hai fatto caso, forse addirittura sono due in questa linea qui, anzi c'è Thornberg nella prima, c'è Carlsen, c'è Brown e poi appunto Thompson, sono tre giocatori che con la medesima stazza, piuttosto, ma comunque giocatori molto determinati anche a livello fisico, lo vediamo proprio Thornberg ripartire adesso con il disco sulla stecca, viene atterrato From. Poche penalità Mario. Sì, atteggiamento anche da parte degli arbitri molto diverso da ieri. Ieri onestamente sono stati fischiati tanti falli che erano un po' lì al limite. Attenzione, danesi pericolosissimi, numero
il gol del 3-1 da parte del numero 13 Victor Kubars, che con un numero veramente veramente di alta classe mette a sedere il difensore e insacca sotto le gambe dell'incolpevole Arani. Victor Kubars, quindi il giocatore che mette a referto il terzo gol per il Blue Fox, appunto, di Herning. Gran bel gol di Victor Kubars, non deve tradire il cognome dal più esotico rispetto a quello che è un classico cognome danese, giocatore proprio di Avdovre in Danimarca, è un classe 2000 e segna il terzo gol, suo primo gol in questa Continental Cup. Pau prova il numero in solitaria, può ripartire adesso Ferrevacos, sicuramente destabilizzato dopo questa marcatura, non aveva dato segnali concreti di vitalità o almeno di voglia di andare a trovare immediatamente il pareggio. Rompe il bastone qui a Sustio, vediamo se riesce a approfittarne Ferrevacos. Tuburs, tiro a lato nel traffico, si oppone Bau con la sua mole, riesce a fermare il pack, non è Bau, è il quasi suo simile come stazza e come numero, il numero 52 del Reading Blue Fox. Si trattava di Andris Zernins, 37 secondi al termine, 3-1, c'è ancora un periodo da giocare. Mario, questo Ferencváros sta facendo un po' fatica in questo momento. Eh sì, devo dire che il punteggio rispecchia anche quello che stiamo vedendo sul ghiaccio. Ferencváros che ha fatto molta fatica in questo secondo periodo, ha fatto fatica a uscire dal terzo, ha fatto forse ancora più fatica a provare a costruire qualcosa dalle parti di Carru, danesi che comunque hanno giocatori forti di qualità e hanno punito a ogni minima occasione. Ball chiude bene su curva, la Kumara però il finlandese, nonostante la diversità di stazza, riesce a soffiargli il disco. Parte Cameron Brown, grande il duetto qui con il suo compagno di linea Eskilsen, Brown nell'angolo, escono vincenti, c'è l'anticipo adesso di Kulmura e finisce qui il secondo tempo. Finisce qui il secondo tempo e permettimi di dire, caro Luca, che questo secondo periodo dei danesi, se ce ne fosse bisogno, e non ce n'è bisogno, ma accresce ancora di più le prestazioni spettacolari dei nostri ragazzi di ieri sera, che hanno tenuto testa a una squadra che era annunciata come la favorita, che ieri ha forse un po' deluso, però diamo veramente tutti i meriti che i ragazzi della Sportivi Ghiaccio meritano e che si sono guadagnati sul campo, perché comunque i giocatori danesi hanno dimostrato di avere qualità, fisico e idee chiare, e in questo secondo periodo, portandosi sopra 3-1, l'hanno dimostrato ampiamente. Assolutamente d'accordo Mario, ci sono ancora 20 minuti da giocare in questo match, sicuramente 20 minuti, se dovesse andare bene a Vente Maggiari ritrovare la verve di ieri, degli ultimi 10 minuti dove sono riusciti a riportare e riaprire il match in maniera spettacolare, inaspettata, tutto può accadere, perché anche ieri, ricordiamo, il Ferencváros era solo sotto 5-1 e forse nemmeno il più ottimista dei tifosi avrebbe sperato in una rimonta che poi alla fine purtroppo per loro non è avvenuta. Lasciamo l'ultimo commento a Kimi, poi diamo lì la regia. Kimi, sostanzialmente quello che abbiamo detto e quello che ha evidenziato anche il ghiaccio, secondo te. Questo è Luca, la chiusa del match di Felidebe, poi a Ferencváros, Levan Aludva e la chiusa a Herling Blue Fox támadás nagyon erős ebbe a második felidőbe, és látjuk egy arany, hogy nem van a formába, de reméljük, hogy a harmadik és utolsó felidőbe a Ferencváros visszajön. Köszönöm szépen! Perfetto, grazie Kimi. Ricordiamo il risultato, 3-1 per Reading Blue Fox contro il Ferencváros. Sono finiti i primi 40 minuti, si va al terzo tempo tra 15 minuti. A dopo Mario. A dopo. A dopo, lì nella regia. Nasce dalle nevi perenni delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, ed è l'unica. Filtrando nella roccia, ne assume i minerali preziosi,
scorrendo per decenni all'interno di un enorme bacino idrogeologico, si arricchisce di benefico ossigeno disciolto, che si conserva grazie alla sua estrema purezza. Infine, sgorga incontaminata, è nobile e genuina, e grazie a noi arriva dove c'è sete di eccellenza. È Dolomia, l'acqua di origine protetta. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Si chiama Natura, però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile. Prosecco DOC, a chi ha l'Italia nel cuore. Brinda più in grande. Prosecco DOC Rosé, lo stesso Italian Genio. Un modo nuovo e sorprendente d'esprimere l'eccellenza. Prosecco DOC Rosé. Osa il rosa. Afro, il tuo benessere quotidiano. L'evoluzione è sempre imprevedibile, ma se ne conosci la ricetta, sarà più facile realizzarla. Da oltre 40 anni, i professionisti italiani nell'officina e nell'industria scelgono Ferbi, la più ampia gamma e il miglior rapporto qualità-prezzo per l'utilizzo professionale. Macchine, utensili, strumenti di misura, abrasivi, che il tuo sia un hobby o una professione, abbiamo lo strumento più evoluto per il tuo lavoro. Ferbi Pro Smart Equipment. Cerca il rivenditore più vicino a te su ferbi.com. Brinda più in grande. Prosecco DOC Rosé, lo stesso Italian Genio. Un modo nuovo e sorprendente d'esprimere l'eccellenza. Prosecco DOC Rosé, osa il rosa.
Più in grande. Prosecco Doc Rosé, lo stesso Italian Genio. Un modo nuovo e sorprendente d'esprimere l'eccellenza. Prosecco Doc Rosé, osa il rosa. L'evoluzione è sempre imprevedibile, ma se ne conosci la ricetta, sarà più facile realizzarla. Da oltre 40 anni i professionisti italiani nell'officina e nell'industria scelgono Ferbi, la più ampia gamma e il miglior rapporto qualità-prezzo per l'utilizzo professionale.
macchine, utensili, strumenti di misura, abrasivi. Che il tuo sia un hobby o una professione, abbiamo lo strumento più evoluto per il tuo lavoro. Fervi Pro Smart Equipment. Cerca il rivenditore più vicino a te su fervi.com. Afro, il tuo benessere quotidiano. Brinda più in grande. Prosecco Doc Rosé, lo stesso Italian Genio. Un modo nuovo e sorprendente d'esprimere l'eccellenza. Prosecco Doc Rosé, osa il rosa. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Si chiama Natura, però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile. Prosecco Doc, a chi ha l'Italia nel cuore. Nasce dalle nevi perenni delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, ed è l'unica. Filtrando nella roccia, ne assume i minerali preziosi. Scorrendo per decenni all'interno di un enorme bacino idrogeologico, si arricchisce di benefico ossigeno disciolto, che si conserva grazie alla sua estrema purezza. Infine, sgorga incontaminata, è nobile e genuina, e grazie a noi arriva dove c'è sete di eccellenza. È Dolomia, l'acqua di origine protetta. Sono 18.05, ancora una buona sera dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio, Continental Cup Girone F di Cortina d'Ampezzo, gara 3 di questa 3 giorni di Coppa, iniziata ieri alle 16.30 ed ora andremo ad assistere al terzo periodo del terzo match di questa manifestazione, il primo della giornata tra Ferencváros e Honey Blue Fox. Ricordo che stasera alle 20.30 ci saremo ancora io e Mario, che te di nuovo la buonasera, bentornato in studio Mario, per raccontarvi appunto la partita di questa sera, ma ancora pronti e ancora ovviamente pronti a farci emozionare da un terzo tempo che potrebbe veramente sovvertire l'esito di questo match, che per il momento è a favore appunto dei danesi. Eh sì, confermo tutto, rinnovo ovviamente il mio saluto, approfitto di questi istanti prima che inizi il terzo periodo, caro Luca, per aggiornare il finale dell'altro girone, girone di Grenoble, sì, dove il Cardiff batte 5-2 nella seconda partita lo Zemgale e praticamente rimette tutto in discussione per una classifica che recita a questo punto Cardiff, Astana e Zemgale a 3 punti e il Grenoble 0, chiaramente
Grenoble e Astana giocheranno poi questa sera. Girone equilibratissimo. Ah sì, potrebbero arrivare questa sera tutte a 3 punti prima della giornata finale, che diventerebbe veramente una sfida, una domenica di fuoco a Grenoble. Ma intanto godiamoci questo venerdì caldissimo dell'Olimpico e questo terzo tempo. Soprattutto curiosi di vedere se il Ferencváros sarà bravo e così aggressivo come nei 10 minuti finali della partita di ieri, dove ricordiamo era sotto di 5-1, è riuscito ad arrivare fino al 4-5 fallendo di pochissimo il gol del pareggio. L'inizio non è promettente per gli ungheresi, i Blue Fox spingono e conquistano il terzo, arrivano anche alla conclusione, vanno già a cambiare la linea dopo 35 secondi. Ancora forze fresche sul ghiaccio a controllare il pack, adesso Sustio che va a cambiare, era l'ultimo elemento del primo blocco della squadra allenata da Pelle Hamburg. Kubars, disco dentro, non arriva Bau, può difendere adesso la porta, riportare fuori il disco, anzi la Brady, a centropista c'è un offside piuttosto evidente, non fischiato, e c'è una penalità che arriva immediatamente. Sì, confermo che questo offside era assolutamente evidente e quindi il gioco sarebbe dovuto essere fermato, e invece arriva poi la penalità in favore dei danesi. Ferencváros qui leggermente sfavorito da una piccola svista del linesman. Extra play sul ghiaccio, penalità di ferita, ne approfittano i danesi che creano con una certa rilassatezza, con poca incisività in questo caso, perché si stava creando un forcing nel raw slot, ma non c'è stata una vera conclusione verso la porta di Arani. No, e giustamente però arrivano le proteste da parte del giocatore punito, perché era un fuorigioco evidente, e giocatori ungheresi che continuano a protestare. Tant'è però, power play in favore dei Blue Herning Fox. Per i prossimi 2 minuti quindi avremo 5 giocatori del Blue Fox sul ghiaccio, ricordo vantaggio di 2 reti, 3-1 il risultato con i gol di Kestila, e poi From, Bau, Kubars, tutti i gol arrivati nel secondo tempo. Ma si chiama il power play. Thorberg, one timer di poco al lato. Dello svedese numero 67 Thorberg, che gioca con questo special team, porta molto bene qui la pack, il disco fino dalla parte di Nagy, va a contrastarlo, un po' di scaramucce, ma tutto ordinaria amministrazione qui, l'azione solitaria di Santeri Sustio, ha visto il varco, ne ha approfittato, è entrato come una lama nel burro caldo della difesa del Ferencváros. Quindi lo special team formato da Thorberg, Eskilsen, vediamo chi è l'altra ala, potrebbe essere proprio il giocatore, autore del primo gol, è proprio lui, a From. Eccolo qui, va a raccogliere il pack, non ha una felice idea, disco troppo difficile da poter far raggiungere dall'altra parte dello slot. Parte Thorberg, dentro il disco per From. Lo scambio sulla blu, ancora Thorberg cercato, il playmaker di questo power play. Occhi anche sulla nuca per lui, per vedere la disposizione dei compagni. From cerca Thorberg, un po' il dispositivo già visto nelle power play precedenti, con lo svedese 67 e 77 che si cercano, e il numero 13 Kubars a creare traffico e schermo. From, ancora Thorberg, alza la testa, prova il tiro, viene smorzato, la parata di Arani, non difficile. Ancora Thorberg, Kubars, le finte, a disinnescare la marcatura, anche Eskilsen, ancora Thorberg, Thorberg il tiro, para Arani, ancora ungheresi in grande difficoltà, per quanto Mario non ci sia powerplay ben costruito, con giocatori che hanno le mani sapienti ed eleganti, ma con poca aggressività, forse si cerca di temporeggiare un po', visto il risultato parziale, ma attenzione, quello che ha fatto poi Katowice ieri. Eh sì, tutto il ritmo del powerplay nelle mani chiaramente di Jesper Thorsberg, che fa il bello e il cattivo tempo,
nessuna conclusione pericolosa, disco che gira abbastanza lentamente. Questo è un grande numero, questo è un grande gol. Questo è un gol bellissimo, però veramente bellissimo, di Andris Zerins, che trova una deviazione, spalle alla porta, quasi all'altezza delle spalle. Gol veramente veramente interessante, ma gli arbitri vanno a rivederlo per vedere se c'è per caso o l'uomo nello slot o addirittura stecca alta. Ah, nessuno delle due, direi. No, però gli arbitri vanno a vedere il VAR, e quindi nell'hockey c'è questa possibilità, vanno giustamente a rivedere per togliere ogni dubbio. Avendo avuto la possibilità di vedere il replay anche da casa, credo che verrà smentita la richiesta del video da parte degli ungheresi. Rivediamo che qui forse la posizione peggiore per vedere, da questa visuale sembra quasi il bastone alto leggermente, da visuale da dietro porta, come avevo visto in precedenza nel replay appunto sulla net camera. Vediamo adesso. Dal replay la spatola potrebbe essere più alta rispetto alle spalle, che chiaramente fanno la linea della legalità. Non lo so, decisione difficile. Tu dici che non lo annullano e io dico che lo annullano. Vediamo chi ha ragione. Vincerà. Chi perde offre da bere, ovviamente. Sì, decisione comunque difficile, tanto è vero che gli arbitri si stanno ancora prendendo del tempo. Non è proprio così immediata la scelta. Giocati 3 minuti e 45 Olimpico, 3-1 risultato. Questo è il gol, eventualmente sarebbe 4-1, ancora sub giudice ovviamente. Come dicevamo, ancora riuniti nella sala VAR i due capi arbitri, che sono i signori Andrew Dalton e Mihaly Stupak dalla Kazakistan. Rimane il bellissimo gesto tecnico comunque di Zerins. Conclusione di Bau, che questa visuale sembra dà un'altra idea rispetto a quella frontale. Sì, rimane il gesto bellissimo perché la deviazione è cercata ovviamente. Ancora tutto a vedere, Mario, questa sera 20:30, Stadio Olimpico del Ghiaccio. Ovviamente chi ci sta ascoltando da Cortina, dalla Valle, sta guardando questa partita da casa, è invitato, se ancora non lo sapesse, per una partita veramente importantissima questa sera. Vale solo la pena per lo spettacolo che offriranno le tifoserie e per la sfida che, insomma, alla fine il Cortina si giocherà, perché dopo la vittoria di ieri sono convinto che i ragazzi abbiano acquisito quella consapevolezza che niente è impossibile, che anche giocare contro un Katowice sulla carta più forte può essere una sfida apertissima, come lo è stata ieri sera, dove Cortina giocava contro ogni favore del caso e ha vinto meritando di portare a casa i primi 3 punti. Eh sì, i ragazzi del Cortina meritano stasera uno stadio olimpico strapieno, quindi accorrete numerosi. Ci sarà la curva polacca totalmente gremita, quindi facciamo un bel appello per chi ancora avesse dei dubbi: alzatevi dal divano, venite allo Stadio Olimpico, ci sarà veramente uno spettacolo pazzesco, anche alla luce del risultato che sta maturando da questa prima partita della seconda giornata. Ancora tutto da decidere nella cabina di regia degli arbitri di questo incontro, da valutare se il gol è regolare o meno. Certo, non è facile, abbiamo avuto anche dei dubbi Mario ed io con le telecamere e i monitor che abbiamo a disposizione. È decisione molto complessa perché gli arbitri si stanno prendendo molto tempo, ancora non danno segni di muoversi. Mario, sai che il Ferencváros è il nono distretto di Budapest e il toponimo significa città di Francesco, e fu assegnato il 4 dicembre del 1792, quando Francesco d'Asburgo fu incoronato sovrano d'Ungheria. Certo, lo sapevi, vero? Sì. Mai stato Budapest, Mario? Sì. Molto bella anche. Molto. Giusto. Molto. E la società? Città splendida, divisa da un fiume pazzesco. E il gol, invece, tornando a parlare di hockey, il gol sembra che non sia stato convalidato. Perfetto. E parlando non più di hockey, mi sa che mi toccherà offrirti da bere. Sì. Hai avuto ragione. Decisione arbitrale che quindi annulla il gol, stecca alta, veramente si parla di centimetri, rimane il bel gesto tecnico da parte del numero 52 Zerins, ma si rimane sul 3-1, chissà che questa decisione possa dare un minimo di energie e far credere alla rimonta ai ragazzi ungheresi. Giocati 4 minuti, il risultato quindi rimane invariato sul 3-1, Turbuz e i compagni provano ad essere aggressivi e a prendere la spinta necessaria, la spinta che, come Mario diceva, potrebbe essere data da questa decisione di annullare un gol.
validare un po' più che non validare. Disco però sulle stecche dei danesi che giocano una sorta di melina partendo con molta calma. Non c'è l'aggressività che magari ci si aspetta da parte del Ferencváros, che neanche ieri sembrava essere così convinto in questa fase del match, quando già era sotto pesantemente nei confronti del Katowice. E poi all'improvviso si sono svegliati un paio di giocatori e hanno deciso che la partita non doveva finire con quel pesante parziale. E sono stati bravi. Si scontrano due giocatori danesi, non è la prima volta in questo match a centropista. Sbaglia il primo intervento, arriva il secondo, il passaggio lungo, butta il disco dentro adesso Brady, può raccogliere con molta calma Macmillan. Carrut, qualche bisticcio lungo la balaustra tra Brady e un giocatore danese, niente di grave, si gioca, ricordiamo ancora le pochissime penalità, se non sbaglio solo 3 penalità in questa partita, forse 4 ormai. Sì, partita molto più tranquilla da questo punto di vista rispetto a quelle di ieri. C'è anche da dire che forse è cambiato un po' il metro di giudizio arbitrale. Mentre tu parlavi, comunque io nella mia mente facevo ancora un po' di conti, abbiamo detto che chi dovesse perdere questa partita verrebbe eliminato. In realtà, ragionando un attimo, c'è anche l'eventualità che possano ritrovarsi 3 squadre domani sera a 3 punti, e in quel caso poi si dovrebbero fare bene i conti per la classifica avulsa. Quindi girone molto equilibrato, molto complicato, ci aggiorniamo gol per gol praticamente. Chiaro è che chi dovesse perdere oggi avrebbe più di una scarpa e mezza fuori dalla Continental Cup. From prova la conclusione e arriva il quarto gol, questa volta sul rebound della Bella, dopo arrivato dopo una grande azione di From, arriva in gol. Primo gol della Continental Cup, girone di cortina per Brett Thompson. Eh sì, bel rebound il numero 9, 4-1, ungheresi un po' sulle gambe effettivamente. Ancora la prima linea danese a fare il bello e il cattivo tempo nel terzo offensivo. Arani messo molto sotto pressione, rebound e 4-1 sotto le gambe. Giocati 5 minuti e 27 secondi all'Olimpico, girone F di Continental Cup, match numero 3 della seconda giornata, questa sera match numero 4 dell'evento, della manifestazione. Qui un pochino nasce tutto purtroppo da un errore di pattinaggio del numero 75, che perde l'equilibrio mentre cerca di entrare verso la propria porta, viene saltato comodamente, da lì si trova da solo il suo compagno di linea che è costretto a compiere il fallo. Quindi anche questo si denota un po', non dico una lacuna tecnica, sarebbe troppo pesante il giudizio, ma sicuramente un po' di affaticamento, diciamo così. È ungheresi che danno qualche segno di cedimento, qualche crepa nel muro che comunque aveva retto bene anche fino all'inizio terzo periodo. Danesi che stanno meritando il triplo vantaggio, adesso hanno anche a disposizione un power play, secondo special team sul ghiaccio, quindi non quello di From, Thorsberg e lo stesso Thompson, ma il secondo special team con Bull che si mette a fare il playmaker. Superbau, passaggio perfetto, riuscito per Hanson. Ancora Bau, conclusione bella di prima e poi ancora doppia conclusione, doppio rebound, para ancora Arani, forse ce la faremo a dirlo come dice Kimi. E ancora lì la Volpe Blu rimane lì nel terzo sulla stega di Bau. Dall'altra parte, conclusione, para bene, un rebound nel pack spinto verso l'esterno senza lasciare possibilità ai giocatori danesi di colpire con sottoporta, e poi finalmente con un block shot la squadra ungherese riesce a portare fuori il disco dopo aver sofferto per quasi un minuto l'aggressività di Bau e compagni. Kulmola porta fuori il pack, lo va a raccogliere adesso Peter Hanson, aspetta l'arrivo di forze fresche, arriva anche il primo special team. Eh sì, dopo un minuto giustamente arriva il cambio. Thorberg per From tenta il numero, non gli viene, ma arriva il suo angelo custode Thorberg ad aiutarlo e a prendergli
e soffiare il disco all'avversario. Ancora Thorberg, sempre nella medesima posizione di power play, viene ricercato, un pochino aperta qui la scatola, ancora Thorberg, conclusione di prima intenzione, bravo con Arani. Secondi al termine del power play, ancora poco da scontare per Crespi nel confessionale. Rientra sul ghiaccio proprio adesso il terzino canadese del Ferenbar. Arriva un'altra conclusione, può liberare in maniera un po' frettolosa qui il giocatore ungherese. Eh sì, power play che termina un po' come il penultimo, quindi senza grossi tiri pericolosi chiaramente. Danesi che iniziano anche a giocare con il cronometro, non hanno necessità di spingere ulteriormente. Poulsen sulla blu rischia un po', ancora Poulsen non perfetto nel controllo, nemmeno chi ha avuto l'idea di suggerire questo passaggio difettoso a lui. Ancora Poulsen recupera, anzi no, questo disco il Ferencváros ancora a favore dei danesi. Nagy in sacrificio. La Porte, il tiro, forse la prima occasione, la prima difficoltà per Carruth, diciamo così, la prima difficoltà per Carruth in questa terza frazione. Sì, diciamo il primo disco che deve un attimo impegnarsi a parare. Ferencváros che veramente dal punto di vista offensivo, sia nel secondo periodo sia in questi primi 9 minuti di terzo periodo, fa fatica a costruire qualcosa di veramente pericoloso. Arriva anche il fischio dell'offside. 11-14 al termine del terzo periodo, 4-1 per gli Erling Blue Fox e linea alla lingua ungherese ufficiale. Kimi, a te, per i tuoi compaesani ungheresi, poco da dire, sei poco contento che tu immagini. Hatlatuk egy Ferencváros, hogy alud ebbe a harmadik időbe, és hát nem tudom mit mondani, mert 4-1 szerintem a meccs be van zárva, de szerintem még 1-2 gól meg lesz a Ferencváros, hajra Fradi! Bravissimo, bravissimo, grazie Kimi, chissà cosa hai detto, ma comunque va benissimo. Kimi sempre pronto sul pezzo per aiutarci nelle partite, appunto con le partite che vedono giocarsi i suoi compaesani, appunto ungheresi di Ferencváros. Altra occasione qui, ancora bravo. Un gran bel portiere questo Arani, Mario, non ha compiuto miracoli ma solido, lascia veramente pochissimi spiragli, buonissima posizione e nulla potuto assolutamente sui 4 gol dei Blue Fox. Sì, assolutamente, poi testimonianza di questo anche il fatto che sia il portiere della nazionale ungherese che quando poi si confronta con l'Italia e le altre nazionali più o meno di quello livello nei vari challenger, nazionale ungherese che è sempre molto difficile da battere, le partite che finiscono spesso con pochissimi gol. 10 minuti al termine, pochi secondi, le speranze si riducono al minimo per quanto riguarda il Ferencváros di recuperare la partita, ma attenzione, attenti a quello che è successo ieri. Partita simile, risultato anche su questa parte del match, perché se non andiamo errati a 10 dal termine dei 60 regolamentari il Ferencváros era sotto di 5 gol. Sì, confermo, dopodiché 3 gol negli ultimi 7-8 minuti e un'occasione colossale per arrivare anche al 5 pari. Sono sicuro che però che i danesi non compieranno lo stesso errore del Katowice ieri. Liberazione vietata, qualche sussulto di Ferencváros, delle Aquile di Budapest finalmente rivedono il terzo offensivo, rivedono la porta di Carruth, ed era da un po' che non potevano gestirsi un ingaggio in zona offensiva. Lo fanno adesso con Adam Brady che vince il face off, passaggio non raccolto da parte di Laporte verso il suo difensore che prova la conclusione cercando un varco tra le maglie bianche danesi che mettono fuori, c'è offside, deve abbandonare il disco qui il Vladimir Roth, autore dell'unico gol magiaro. Conclusione di prima intenzione, ancora Nagy, attentissimo, non Nagy ma Arani. Vediamo il replay, assistenza, il tiro, il one timer, c'è lo schermo,
bravo anche il difensore a infastidire leggermente l'attaccante che stava facendo la scherma alla porta, davanti alla porta dell'Anima, ancora premiata la buonissima posizione del portiere inglese che non si fa sorprendere. 9.32 al termine, sono 18.27, è la terza gara di questa Continental Cup, ancora molto da giocare, tutto potrebbe succedere. Ieri sera Katowice si è addormentato negli ultimi 10 minuti, consapevoli i danesi, probabilmente avendo visto quanto è successo ieri, di non commettere lo stesso errore come ricordavi Mario, però bisogna anche dire che oltre alla rilassatezza polacca, dall'altra parte c'è stata una squadra che sorprendentemente è andata a fare un 1-2 importantissimo dal nulla, come in questo caso Crespi ci ha provato da solo, anche perché a livello collettivo sono mancate un po' le manovre. Qui c'è un fallo, infatti viene alzato il braccio, deve abbandonare, anzi abbandona la porta a Rani giustamente per l'uomo in più sul ghiaccio che dura veramente poco per la penalità differita. E anche prima mezza rissa della Continental Cup con giocatori impegnati a scambiarsi qualche saluto di troppo. Comunque forse questo è l'ultimo treno che può passare dalle parti della squadra magiara, arriva un power play al 9.07. Ricordo una situazione simile di sera, Mario, hai presente, sì, vero? Sì, vero? Sì. Sul 5-1 forse, non sul 4-1, power play per il Ferencváros, giocato tra l'altro benissimo, in 4 gol erano riusciti, in 4 secondi scusa, erano riusciti ad arrivare al gol, sì. E da lì era un attimo cambiata l'inerzia. Questo potrebbe veramente essere l'ultima chiamata. E sul ghiaccio, c'è il primo special team. La porta con Brady sicuramente, forse andiamo dall'altra parte, che c'è Nagy, tenuto dentro il disco dalla porta. Lo scambio sulla blu per Roth. Brady, buona la triangolazione. Bisogna dire che il power play sono a giocare. Anche questa bellissima, e poi manca l'affondo finale di Kestila. Che gol che ha sbagliato Kestila su un'azione pregevole dei suoi compagni di special team di power play. Sì, occasione colossale, power play che ha girato benissimo e ha liberato Kestila praticamente al tiro a porta vuota, tiro ciccato, occasione grandissima. Adesso riparte la squadra danese in contropiede. MLM il break, alla fine non affonda il colpo Eskilsen, che aveva messo già praticamente a sedere Arani e si era troppo defilato, ha preferito perdere secondi piuttosto che consegnare il disco al portiere, valutando appunto che il gol sarebbe stato difficile a quella posizione. Turbuz sulla blu per Kulmala. Crespi, lo scambio dall'altra parte del ghiaccio, sempre lungo la linea blu, rimane lì il pack in zona offensiva per Nagy, disco al centro, nessuno raccoglie, può liberare piuttosto comodamente Lerning. Ancora Nagy, scampoli di power play per il Ferencváros. Disco buono questo per la conclusione, strozzata dal buon intervento difensivo di Bau. Conclusione di Laporte, e adesso possono liberare e va ad esaurirsi anche questo power play, che era probabilmente l'ultima speranza. Era un'altra buona occasione questa per Laporte, diciamo due tiri molto ben costruiti, soprattutto sulle brillanti idee di Capitan Nagy. Emmet salta un paio di uomini, arriva ad approfondire la situazione fino dietro la porta di e rompe un altro bastone qui, sfortunata la situazione, potrebbe essere una buona occasione per il Ferencváros, la ripartenza di Zerins dietro la gabbia, perdere secondi importanti, una fase del match dove bisogna calcolare e guardare anche l'orologio. Ancora Zerins, la sua botta importante. Arani ancora senza particolari problemi, anzi addirittura bello da vedere. Bel tiro e bellissima parata. Visuale abbastanza libera, sì, però comunque parata non del tutto proprio scontata. Sì. 6.34 al termine, questo è il terzo match, Mario, abbiamo detto dall'altra parte
delle Alpi in Francia, Grenoble, si sta giocando l'altro girone di qualificazione di semifinale della Continental Cup, risultato oggi che va un po' a sovvertire gli esiti della prima giornata con un Cardiff che vince contro la squadra lettone o lituana, se non ricordo. Esatto, lo Zemgale. Sì, diciamo oggi la partita ha rispettato ampiamente i pronostici, sono quelle di ieri che invece un po' come qui hanno registrato risultati a sorpresa. Girone molto equilibrato anche dall'altra parte, Grenoble padrone di casa che stasera gioca con i favori dei pronostici contro i kazaki dell'Astana, che però ieri hanno battuto il Cardiff. Se dovesse vincere il Grenoble, dopo due giornate ci ritroveremmo con quattro squadre a tre punti. Cosa che potrebbe succedere anche qui? Ancora ormai no, probabilmente no, dopo la seconda giornata no, visto i risultati in questo momento. Oddio, cosa che non potrebbe succedere anche qui, perché il Ferencváros non avrebbe tre punti. Esatto. Ferencváros che però, forse a differenza di quello che abbiamo detto in apertura di collegamento, anche in caso di sconfitta e in caso di risultato poi favorevole questa sera, potrebbe ancora avere qualche minima speranza, minima veramente, però non è giusto dire che sarebbe matematicamente eliminata. Perfetto. Pressione Andy Blue Fox che fanno circolare molto bene il pack lungo le bande e gestirlo comodamente senza troppo andare a approfondire l'aggressività a 5.37 dal termine. Il tiro, occasione ancora bravo Rani a sporcare e a fare pulizia della sua zona di competenza. Vanno a cambiare i danesi, qui potrebbe approfittarne, ma sono costretti anche gli ungheresi a andare al cambio di linea. La ripartenza adesso veloce, troppo veloce. E disco che esce dal ghiaccio. Si ripartirà poi con un ingaggio nel terzo difensivo ungherese. A 5.12 dalla fine io ti do anche un consiglio. Inizia a pensare ai tuoi nomi dei migliori in campo, perché io già ci sto pensando. E quindi a fine partita vorrei vincere anche questa ennesima sfida personale con te. Va bene Mario, ok. Visto che sì, assolutamente sì, l'abbiamo fatto ieri e lo faremo sicuramente anche quest'oggi. Poi ieri sera abbiamo visto anche la premiazione appunto dei migliori giocatori per quanto riguarda la selezione, la scelta dei team, scegliere i propri giocatori. Marco Sanna, miglior giocatore premiato del Cortina. Occasione qui per Ferencváros, ma come, perché si è addormentato così su un disco Carmaniemi, anzi non era Carmaniemi ma era il numero 25 della Ferencváros. Ancora a Kukestila, che dopo l'occasione colossale in powerplay ne ha avuta un'altra, qui proprio non ha trovato il tempo, la voglia di tirare, sarebbe stata un'occasione importante. Anche lo abbiamo seguito nella sua azione, nel suo pattinaggio verso la panca, non era proprio felicissimo né così volitivo nella sua uscita dal ghiaccio, un po' arrabbiato con se stesso e un pochino affranto per l'occasione che poteva, come quella precedente, probabilmente riaprire la partita a 4 minuti dalla fine. Questa era buona, Mario. Sì, questa era una buona occasione, sì. Questa era una buona occasione, 4-2, sai, mancano 4 minuti, poi inizia a togliere il portiere, a mettere pressione. Bisogna vedere se togli il portiere anche. Sì, non è per nulla scontato con il coach ungherese. Con Laszlo Foltes. Disco d'enco, carica pesante, costantemente partita comunque corretta, maschia, ma nei termini di regolamento. Ban, bravo di gran carriera, ma molto più bravo di lui a chiuderlo in maniera ermetica. Jakub Boll, mi è piaciuto molto Jakub Boll, ecco, un giocatore, non c'è fuori gioco, disco, anzi pattino agganciato alla linea blu come fosse un binario. Fasi confuse, un pochino del gioco, con un heading che non ha nessuna intenzione di andare a forzare, ma comunque mantiene alto il suo forecheck con una squadra, quella invece ungherese, che fatica e sembra stanca e demotivata, sguardi rivolti verso il basso. 3.33, arriva un altro power play per gli ungheresi, e se prima era l'ultimo treno, questo è proprio quello che passa in stazione quando sei proprio demotivato. Fallo per 6 uomini sul ghiaccio, quindi disattenzione da parte del pancone danese. Vediamo chi sconterà la penalità e di nuovo il dilemma,
togliamo il portiere per giocare un 6 contro 4 o giochiamo la matematica, aspettiamo, o aspettiamo ancora un attimo. Al momento aspettiamo, forse vuole vedere se si vince l'ingaggio nel terzo offensivo. Ieri poi dopo 4 secondi è arrivato il gol, quindi ci ha immediatamente zittiti. Vediamo dove, per poco non arriva il disco destinazione, il suggerimento della porta non arriva sulla stecca mica dall'altra parte, è ancora la porta che va a prendersi il disco. Rischia molto con un passaggio cercando un compagno. Brady anche lui, ma è molto bravo anche l'attaccante avversario che va in pressione, ed è Brad Thompson che mette peso e qualità nella sua interdizione. Anzi, era Eskinsen. Brady, buono lo scambio qui, arriva la conclusione forte ma non proprio vicinissima al palo, è di qualche centimetro fuori questo tiro. Tiro molto forte, largo, nulla da fare dalle parti di Carruth. Roth. Arani non dà il minimo segno di voler muoversi dalla propria porta, quindi si rimane in 5 contro 4. Di bella qui, è bravissimo Carruth, mancato quel secondo di anticipo nella conclusione finale. Eh sì, bravissimo Carruth a scivolare sul lato pericoloso, però forse ha temporeggiato un po' troppo l'attaccante ungherese. Buona questa occasione. 2:23, ancora 50 secondi di power play. Sbaglia completamente il passaggio qui verso Crespi, il numero 16. Nagy, capitano. Non proprio brillante questa sera. Diciamo che un po' tutta la sua prima linea, dalla quale chiaramente ci si aspetta la differenza questa sera, è stata latitante. Che blocca il disco McMillan. Carruth davanti alla sua gabbia perde e blocca per evitare rischi maggiori, non che ce ne siano stati in particolare in questo power play a favore del Ferencváros. 26 secondi al termine, poi potrà rientrare sul ghiaccio Magnus Carlsen, giocatore danese che sta scontando 2 minuti di sanzione. Non ci sono stati particolari problemi per Carruth, ma vediamo, c'è ancora qualcosa da giocare in questo power play e in questa partita. Buono lo scambio, buona l'idea, non arriva il tocco finale, il tappin sotto porta che manca. Brady, anzi la Machela, Kulmala, chiedo scusa. Nagy, Crespi, perde l'equilibrio, riesce a mantenere il possesso, ma non lo scambio, gestito ancora male, con un po' di fortuna il disco arriva dalle parti di Kulmala, che accusa anche nella torsione un leggero dolore. E ancora bella parata di Carruth, sempre ben posizionato. Rivediamo qui nel replay, arriva il disco a Kulmala, mette giù male il ginocchio per dare forza al tiro. Esce un pochino malconcio a 1:30 dalla fine il finlandese. Direi partita sostanzialmente chiusa, manca 1:30, finito anche il power play in favore degli ungheresi, i danesi che gestiscono tranquillamente questi ultimi secondi. Roth, c'è la pressione di un inesauribile Thornberg. Emmet, disco dentro ma c'è offside, ovviamente escono dal terzo i danesi, prova a ripartire in qualche maniera la squadra ungherese. Con Banga si dà spazio anche agli uomini della quarta linea che poco hanno visto il ghiaccio questa sera, almeno sul fronte magiaro. From, si nota comunque la qualità di From in questa partita, cosa non abbiamo osservato attentamente ieri sera o non abbiamo denotato. Sì, e forse anche bravi i nostri a tenerlo sotto controllo. Chiaramente oggi partita di tutt'altro spessore da parte del numero 77 danese, ben sostenuto anche dal suo compagno di linea Thornberg. Ti ho già dato un indizio, sì, grazie Mario, su quale potrebbe essere la mia scelta finale. Ho detto due, ho detto... Ma sono d'accordo con... potrei essere d'accordo con te se volessi per forza dire una cosa diversa. Ho già il mio nome pronto per quanto riguarda Lenny Blue Fox. Sì. Diventa un po' più difficile per quanto riguarda il Ferencváros. Lì però, si va un po' più a esclusione. Però forse non è così difficile. Ci troveremo d'accordo anche sul nome ungherese. Forse non è più difficile con me. Sì. Ci conosciamo da troppo tempo e ci intendiamo alla grande. Sì, puoi dirlo. 27 secondi al termine, Ferencváros in possesso del disco, ancora qualche sprazzo di energia, la Port che poi va a lamentarsi anche con l'arbitro, forse non è il momento né
l'occasione giusta per farlo a 10 secondi al termine sul risultato di 4-1, dove comunque gli arbitri non sono stati assolutamente fiscali, sono stati molto molto elastici, se passate questo eufemismo, e hanno condotto comunque una partita non difficile da condurre, visto che non ci sono stati particolari momenti di tensione o se non nel primo tempo finale, che c'è stato un pochino di qualche colpo proibito, dove gli arbitri hanno fatto correre e hanno avuto anche loro il premio e la ragione alla fine di aver adottato questo sistema di arbitraggio, perché in effetti la partita è corsa via senza particolari incidenti, pericoli o comunque scontri. No, assolutamente, questa è la terza partita del weekend, partite assolutamente correttissime, nessuna carica brutta o sporca. Parlando invece di quello che abbiamo visto, primo tempo equilibrato, forse anche unico tempo equilibrato, e poi la squadra danese ha meritato ampiamente la vittoria per 4-1, quindi 3 gol di margine. Vediamo le hostess della Sportivi Ghiaccio che vanno a premiare i migliori giocatori, ma andiamo a fare ancora il riepilogo delle marcature. Sì, prima del riepilogo, così prima che lo dicano, okay. Altrimenti poi è troppo facile. Beh, io voto Torsberg e Arani. Era la mia scelta, era anche la mia scelta, quindi questa sera andiamo d'accordo, Mario. Perfetto, riepilogo velocissimo dei gol, tutto tuo. Gestina segna il vantaggio per il Ferencváros e poi questo tutto nel secondo tempo. 3 gol successivamente di Fromm, Bau e Kubals. A mettere giù il poker è Brett Thompson nel terzo tempo. Ecco, già il primo non l'abbiamo indovinato, il numero 25 è premiato come miglior giocatore ed è anche quello che nel terzo tempo si è divorato il possibile gol del 2-4. Vabbè, o non ne capiamo nulla io e te, Mario, o gli allenatori delle rispettive squadre, potrebbe essere più quella seconda, quella prima forse. E qui c'è il nostro amico di ieri sera, Mattias Bau, che effettivamente oggi ha giocato molto meglio. Sì, oggi ha giocato meglio. Infatti era la mia seconda scelta. Sì, adesso a parte gli scherzi, il giocatore è veramente fortissimo. Siamo contenti che ieri ci abbia regalato un rigore sbagliato e due penalità nel giro di poco. Veramente tutto questo dall'Olimpico. Salutiamo anche Kimi, che saluterà i suoi compaesani ungheresi che hanno ancora un minimo di residuo di chance domani quando affronteranno il Cortina alle 20:30. Quindi invita i tuoi compaesani Kimi a guardare la partita di domani sera e insomma un po' di affetto verso la tua terra, puoi regalarlo in questo tuo ultimo commento. Che sono sempre Luca Hatlatun Kaba Sutosho Felipe Hoya Ferenc Maros Elvesztett a meccs, sajnos, de semmi baj. Holnap lesz az utolsó meccs a Continental Cup-ba itt Cortinán da Pezzo, és reméljünk, hogy fog győzni, vagy ha lesz nem tudja meggyőzni a meccs, akkor sajnos, de semmi baj. De reméljünk, hogy a Fradi tudja máskor menni a Magyarországba és visszajönni haza egy jó bevenútól, nem tudom, hogy kell mondani. És sziasztok mindenki, hello egy Magyarországra, hello! Bravissimo Kimi, grazie anche per il tuo contributo di quest'oggi e poi domani sera però ti voglio in curva contro il Ferencváros, non ti vogliamo qui con noi ma ti voglio in curva a cantare con i supporters del Cortina. A te Mario, scusami che stavo parlando con due microfoni. Finisce qui 4-1 per il Blue Fox, che riaprono le speranze di qualificazione. Domani si giocheranno Herning, i Blue Fox di Herning si giocheranno la sfida decisiva nella partita durissima contro il Katowice alle 4:30. Eh sì, aggiungo anche con il bellissimo scorcio dei tifosi danesi che festeggiano la vittoria e ascoltano il proprio inno, che se il Cortina dovesse fare almeno un punto questa sera, questo sì sancirebbe la matematica esclusione del Ferencváros poi dalla Continental Cup. Quindi tutto dipenderà dai prossimi risultati, Ferencváros appeso ovviamente anche ai risultati delle altre squadre, Cortina che invece anche in caso di sconfitta questa sera avrebbe tutto il proprio destino nelle proprie mani. Benissimo, vi rinviamo all'appuntamento delle 20:30, 20:25 ovviamente per la cronaca del match, la visione del match tra Katowice e Cortina, partita che si presume sia molto spettacolare. Questa sera alle 20:30, ricordo, in diretta sul sito della IHF YouTube e anche sul sito di hockeycortina.it ci saremo Mario ed io per commentare questa partita come sempre, anche domani ovviamente ci attendiamo
molta gente collegata, ma soprattutto molta gente allo stadio per sostenere Cortina e fare fronte ai tifosi, alla moltitudine dei tifosi polacchi. Assolutamente, non perdetevi lo spettacolo di questa sera. Giusto un paio d'ore di riposo adesso e poi squadre nuovamente sul ghiaccio per la partita sicuramente più attesa della giornata. È tutto, linea regia, un caro saluto a tutti i tifosi ungheresi e danesi che sono stati in visione di questo match. Ciao a tutti, a presto. Tutti.